Agrigento allo stadio Esseneto in occasione del triangolare di calcio Memorial Giovanni Alessi, il neo presidente dell'Acragas Calcio, l'avvocato Giovanni Castronovo, ha presentato la squadra pronta a partecipare al campionato d'eccellenza. Nella formazione bianco-azzurra spicca l'attaccante Giuseppe Gambino che, dopo un trascorso tra Lega Pro e Serie D, ha deciso di sposare il nuovo progetto dell'Acragas. Il servizio di Domenico Vecchio. Era una cosa che avevo in mente da anni, ora ho voluto fidarmi del progetto, delle parole del presidente, del direttore Russello. Ho sposato questa causa perché mi è sembrata la cosa migliore da fare, nella speranza di riuscire ad raggiungere gli obiettivi prefissati, perché l'Acragas non può stare in eccellenza. Poi è normale, ancora dobbiamo crescere, ancora dobbiamo completarci, ma questa cosa si farà perché la società si è imposta di fare una grande squadra, piano piano, senza cercare di avere fretta, di mettere ogni tassello al posto giusto e cominciare come meglio dobbiamo il campionato. Già sei l'idolo delle tifose vincentine. Beh, questa cosa fa piacere, ma devo conquistarla in campo, perché per me sarà ancora più difficile, visto che è un campionato che non ho mai fatto, e quindi mi devo calare subito nella mentalità di questa categoria. E ripeto, sarà ancora più difficile perché qui magari ci sono i tempi diversi, cosa alla quale non sono abituato, però sto cercando di lavorare, ho trovato un gruppo di ragazzi meravigliosi. Ripeto, manca ancora qualcosina, però già c'è entusiasmo, c'è voglia di lavorare, sono tutti bravi ragazzi. E dobbiamo andare avanti su questa strada e, ripeto, completarci e iniziare al migliore dei modi. Ma l'Acragas è un blasone, una storia, una fede, quindi non si può proporre a questo pubblico una squadra mediocre. Non stiamo lesinando nessuna energia per cercare di costruire al meglio la squadra, e penso che da qui all'inizio del campionato qualche altro tassello arriverà per arricchire ulteriormente la rosa. Abbiamo l'onore di aver ingaggiato Peppe Gambino, che per noi è la bandiera di questa squadra, lo ha confermato negli anni passati, ma soprattutto l'ha confermato con molta umiltà, con lo spirito di un ragazzino col quale si è lanciato in questa sfida, e gli siamo grati, e sicuramente sarà il trascinatore di questo gruppo. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché, avendo ottenuto una promozione sul campo, speriamo di ottenere un'altra sul campo. Ripeto, stiamo cercando il meglio e soprattutto di gente che è motivata a sposare questa causa. A noi gente che antepone i soldi al blasone Acragas e agli stimoli non ci interessa. Purtroppo avrei voluto qualche agrigentino in più in questa squadra, però gente come Fragapane ha preferito valutare delle situazioni diverse per soldi, oppure la situazione di Nigro che si era accordato con noi e poi l'indomani abbiamo scoperto essersi accordato col Dattilo senza farci sapere nulla. Sono situazioni che dispiacciono, ma tutti siamo importanti e nessuno è indispensabile. Noi abbiamo la fila di persone che vorrebbero vestire la maglia dell'Acragas e saremo noi a scegliere quelli che intanto si adattano a questo spogliatoio e gruppo di splendidi ragazzi e poi che siano funzionali al progetto. Diciamo che siamo in fase di completamento. La squadra sta lavorando bene, fortunatamente, tranne qualche piccolo acciacco, i ragazzi hanno affrontato in maniera seria e professionale questo ritiro che abbiamo fatto in sede, però abbiamo lavorato con doppio sedute. Hanno capito che rappresentare questa città bisogna fare qualcosina in più rispetto alla categoria sotto tutti i punti di vista. Fortunatamente siamo stati bravi, più che altro la società sotto l'indicazione a prendere dei profili giusti. Certo, poi ci sarà il campo che dirà la sua, però comunque ci sono i presupposti. Ora aspettiamo ancora qualcosina dal mercato e poi potremmo dire di essere completi. Entusiasmo dopo momenti tristi, momenti bui, e quindi si risorge dalle ceneri, si risorge bene, si risorge con entusiasmo, quindi il calcio, l'Acragas c'è. Siamo con un tifosissimo dell'Acragas. Finalmente ritorna l'entusiasmo. Ma il Castronovo ha riportato entusiasmo. Castronovo
sta lavorando bene, la società, quando dico Castronovo, è in tutto il suo coraggio, c'è un ottimo direttore sportivo che sta lavorando benissimo, la squadra dai nomi e dalla guida tecnica sembrerebbe essere una squadra che può ambire alle prime posizioni. Castronovo si è già sbilanciato parlando di tutta del campionato. Speriamo, l'Acragas ha già vinto un campionato fuori dal campo, è già in eccellenza, speriamo bene, ci sono i vertici della federazione qua per portare un saluto e ad Agrigento è rinato, diciamo, l'euforia di un tempo, speriamo bene, speriamo nella stagione 2019-2020.